È stata inaugurata la sede di Fratelli d'Italia, è intitolata Norma Cossetto, nome scelto non a caso. No, non è un nome scelto a caso, è diciamo la sintesi della scelta da parte di tutti gli iscritti, i quali a fronte di una serie di nomi a cui intitolare la sede hanno scelto Norma Cossetto, alla quale è stato dedicato un omaggio iniziale con una lettura di un passo tratto dal libro Foibe Rosse di Frediano Sessi da parte di Maria Flora Giammarioli. Norma Cossetto è una ragazza nata nel 1920, morta a soli 23 anni, una giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. Questa è la motivazione della medaglia d'oro al merito civile nel 2005. Quindi questa è la scelta e siamo orgogliosi di questa scelta. Questa mattina si è parlato di cosa è stato effettuato nel percorso passato. Per il futuro che progetti avete? Sì, innanzitutto ci tengo a esprimere la mia vicinanza di tutto il circolo agli alluvionati e tutte le persone che in questo momento hanno perso tanto, le proprie case, le proprie abitazioni e anche i propri cari. I progetti per il futuro sono quelli di costruire una valida classe dirigente alternativa all'attuale classe dirigente che sta amministrando questa città, competente, capace, in grado di raccogliere tutte le istanze della città e avere una visione di Fano grande, una visione di Fano veramente dove ci si accoglie in questa città in modo veramente importante. E abbiamo in animo di tenere aperto tutti i lunedì la sede dalle 8:30 in poi, aperta non solo agli iscritti ma a tutti i cittadini che vorranno con noi confrontarsi, portare i propri progetti, portare le proprie idee e costruire con noi un futuro. Quindi ci prepariamo per il 2024 in modo serio, coerente, preparato per dare ai fanesi una vera e reale alternativa di governo di questa città.